Ebbene sì, sta accadendo per davvero. Oggi parliamo di Ho sbagliato più di te, di Nicola Palmieri, a.k.a. Reddez. Come potresti aver notato, se segui il mio canale, è passato un po' di tempo dall'ultima volta in cui ho recensito, ma se vogliamo essere più corretti, dato la mia opinione, su un'opera di uno youtuber sul mio canale. Dopo aver fatto i video sui manga di Mangaka 96, che sono usciti tipo a mesi di distanza, hanno fatto il botto solo postumi, e dopo aver fatto il video sul manga di Caverna di Platone, mi sono preso una piccola pausa perché non volevo che sembrasse che parlassi solo degli altri youtuber più grandi di me, per sfruttare la loro popolarità in modo da godere della loro luce riflessa e crescere spasmodicamente col mio canale. Infatti, negli ultimi 2 mesi ho pubblicato un sacco di video su altri argomenti. Chiaramente sono meno popolari rispetto ai video che hanno fatto il botto in passato, ma non mi interessa, però non sono neanche il tipo di persona che vuole proibirsi di parlare di opere di questo tipo, altrimenti cadi nell'altro verso, no? Non puoi parlare di opere di youtuber grandi perché li temi o temi le critiche che potresti ricevere, per questo motivo diventano intoccabili. Assolutamente no. Per questo motivo, in passato, circa un mese fa, ho fatto un sondaggio sul canale chiedendo quale altra opera avrebbe voluto vedere le persone, se un libro, se un fumetto e di quale youtuber, nelle mie recensioni. E Ho sbagliato più di te di Nicola Palmieri è esploso. Prima ancora che chiedessi, mettessi le opzioni a disposizione, quando ancora chiedevo se avrebbero preferito un fumetto o un libro, la gente continuava a chiedere a gran voce. Questo libro qui, sebbene sia uscito già da un po' di tempo, e sebbene non goda di ottime critiche sul web, quindi posso presumere che molte persone hanno suggerito quest'opera aspettandosi che io la distruggessi come ho fatto con Memento Mori o Death Shield, quando in realtà io ho voluto offrire delle recensioni positive, cioè negative in realtà, però costruttive, mettiamola in questo modo, e spero di fare lo stesso anche con questo libro. Perché? Ho sbagliato più di te? È un bel libro? No, no, non riesco proprio a definirlo come tale. Ho avuto molte difficoltà a leggerlo, ma dal dire questo libro è una merda, non compratelo, fine del discorso, al ok, parliamo di questo libro, delle sue luci e delle sue ombre, quali sono i problemi che determinano la bassa qualità secondo la mia modesta opinione, ci corre un fiume in mezzo. Citando lo stesso Nicola, autore di questo libro, tra il dire e il fare c'è di mezzo e il. Andremo subito a parlare di questo libro perché so che nonostante io ami fare delle lunghe digressioni come premessa per i miei video, forse non è sempre il caso per forza di rimandare e fare per forza un video di 44 minuti e 44 secondi ogni volta. Ma prima di andare a parlare e dare alcuni esempi di dove secondo me quest'opera è arrivata un po' corta, diamo un po' una base, definiamo un pochino che tipo di libro è questo. Ho sbagliato più di te e rifarei tutto, che è un titolo che mi piace di fatto, mi piace anche la copertina del libro, con questo tono dark davanti e un tono più leggero dietro, è una cosa che ho apprezzato, quindi quando l'ho comprato non l'avevo vista che era in questo modo, solo quando l'ho ricevuto ovviamente l'ho potuto apprezzarlo e ho potuto sperare che fosse qualcosa di incredibile, cosa che non è. È un libro sulla crescita personale, un libro se vogliamo motivazionale, in cui l'autore vuole raccontare cosa ha fatto lui nella sua vita e cosa ha imparato dalle proprie esperienze, così che possa veicolare un messaggio e o un insegnamento nei confronti dei suoi lettori. Ora, questo tipo di libro qui non è facile da scrivere, partiamo da questo presupposto qui, ed è ancora meno facile da recensire perché non si tratta di un libro di narrativa in cui potrei semplicemente dire: ah, i protagonisti sono caratterizzati di merda, la storia non ha senso, queste bla bla bla, che sono cose che possono essere oggettive e probabili perché ci sono degli errori di sceneggiatura. Ci sono degli errori di sceneggiatura. Per quanto riguarda invece un libro di questo tipo, dobbiamo addentrare in una classificazione un pochino più particolare e un'analisi un pochino più tecnica che spero di essere in grado di portare avanti. Nel corso della mia vita ho letto diversi libri di questo tipo, di diverse entità, alcuni più belli, alcuni più brutti. Ho letto libri come Le profezie di Celestino, The Secret, ho letto libri sugli insegnamenti hawaiani, perché comunque sono sempre stata una persona che ha sempre apprezzato la crescita personale, che quindi ha sempre cercato di migliorare come persona, anche perché in alcuni casi sono dei concetti e degli elementi che possono tornarmi utili anche sul lavoro, quindi l'ho studiati anche semplicemente da un punto di vista di marketing. Parlando di questo genere di libri,
solitamente si dà una grande importanza a due aspetti. Il primo è la forma e il secondo è il contenuto. Per quanto riguarda il contenuto, ne parleremo tra poco. Cominciamo parlando della forma. Allora, per quanto riguarda la forma, questa cambia moltissimo in base all'autore. Se da una parte abbiamo un esperto, ad esempio uno psicologo, un marketer, un fisico, un matematico, un economista, questi sfrutteranno i propri studi, le proprie esperienze nel campo in cui andranno a parlare per veicolare un messaggio che potrebbe essere l'importanza di una tecnica di neuromarketing, l'importanza della giusta attitudine mentale o di mille altre cose. Ci sono poi casi delle persone comuni, se vogliamo, persone che però vogliono raccontare una storia, veicolare un messaggio di insegnamento in base alle proprie esperienze, come potrebbe essere ad esempio un fotografo che è stato visto ad esempio paesi più poveri, che vuole quindi magari mandare un messaggio attraverso il suo reportage fotografico, attraverso le sue parole, o come potrebbe essere appunto Nicola Palmieri, che è una persona comune, volendo, che ha raggiunto una certa fama sul web e che ha attraversato una serie di problematiche nel corso della sua vita, ha imparato da esse, è cambiato come persona e vuole veicolare un messaggio, vuole veicolare un insegnamento utilizzando le proprie esperienze come strumento di crescita, sia per lui stesso sia per i suoi lettori. Ora, quando tu fai un libro di questo tipo e quindi ti basi sulle tue esperienze, quando apri lo stesso libro con le parole, come andremo a vedere tra poco, in cui dice che oggi, il giorno in cui sta scrivendo questo libro, si è tolto la sua fede, quindi dà subito un riferimento alla propria vita personale e quindi ti fa capire che sarà questo tipo di libro qui, è importante scegliere con cura e raccontare nel modo giusto questi episodi che dovranno essere di insegnamento per i tuoi lettori. Ora, questo è un elemento molto importante, perché è una cosa che mi ha disturbato profondamente, in quanto il libro è di circa 180 pagine, con molti se e ma in mezzo, e penso che il primo frammento di esperienza personale, se escludiamo piccole frasi in cui racconta che ha preso una pallonata in faccia, in cui racconta che una donna gli ha pianto vicino a un aereo, quindi piccoli frammenti che non vengono poi tanto approfonditi, il primo episodio che lui racconta è a pagina 112. Ok, questo vuol dire che prima di arrivare a quella pagina lì, prima di arrivare a quella storia lì, cioè c'è un'anteprima in cui parla un pochino della sua vita, sul suo approccio all'informatica con i computer, ma è anche quello abbastanza generico. Diciamo che il primo episodio in cui approfondisce veramente è a pagina 112. Questo vuol dire che devi arrivare a ben oltre metà del libro per vedere la prima esperienza, che poi dà un insegnamento che per me è abbastanza discutibile, ma ne parleremo tra poco, e fino a quel momento non hai niente su cui basarti. Ma andiamo per ordine, perché tranquillamente Ho sbagliato più di te, di Nicola Palmieri, a.k.a. Redez, ci darà diversi esempi per capire in che modo la forma e il contenuto possono essere sbagliati. Questo è uno dei casi in cui purtroppo mi ritrovo a dire che probabilmente avrebbe dovuto rivolgersi a un ghostwriter. So che la visione è abbastanza la visione dei confronti di ghostwriter con i youtuber è abbastanza criticata, perché si fa spesso riferimento al fatto che i youtuber fanno i libri semplicemente per avere un ritorno economico e quindi si affidano a dei ghostwriter, non scrivono niente di loro conto e roba varia. Io credo, sono abbastanza convinto che questo libro l'abbia scritto lui stesso, in base proprio alla qualità del libro, e capisco perché lui l'abbia scritto lo stesso e perché potesse essere contro a scegliere un ghostwriter, però sinceramente in questo caso l'avrei consigliato. Ma bando alle ciance e iniziamo a sfogliare Ho sbagliato più di te. Allora, il libro inizia nel peggiore dei modi, ok? Ovvero con una playlist. La playlist musicale, che sembra essere qualcosa di obbligatorio a quanto pare, che viene fornito in tutti i cazzi di libri e fumetti che sto leggendo in questo periodo, e l'ultima volta che abbiamo trovato qualcosa del genere è andata tremendamente male, se ben ricordiamo, ma eliminiamo questa cosa qui e cominciamo con il primo capitolo, una cosa importante, in cui succede qualcosa di meraviglioso, ovvero l'autore nella primissima frase del libro, praticamente, perché tutto il resto è una premessa, si contraddice da solo. Non scrivi se non hai nulla da scrivere, non scrivi se a guidare la tua mano non è qualcosa di forte, un'emozione, un sentimento, un qualsiasi stato d'animo. E qui potrei discuterne, perché io scrivo per lavoro, sono un copywriter, sono fatto anche lavoro di ghostwriter, ho scritto libri tecnici e altro, quindi capisco quello che voglia dire, ok? Però non è propriamente così. E infatti lui stesso dice dopo: ammiro tanto chi riesce a scrivere a comando, e ce ne sono, ma io non faccio parte di quella categoria. Scusa, non hai appena detto che non scrivi se non hai
un'emozione forte a guidarti, e poi dici subito dopo che ci sono persone che scrivono a comando, quindi vabbè, non voglio discutere su questa cosa qui. E ovviamente ci sia il primo riferimento: oggi ho tolto la fede, oggi ho pianto, oggi ho messo a nudo il mio vero me. Quindi andremo a cominciare parlando proprio di questa persona qui. Dice: ah, chissà quando parlerà del divorzio. Cioè, se me lo dice nel secondo paragrafo del libro, dell'introduzione, mi fa capire che il divorzio non solo è un elemento molto importante all'interno di questo libro, ma che è proprio l'evento catalizzatore che ha portato alla scrittura di questo libro. Ecco, infatti, piccolo spoiler, il secondo accenno che farà al divorzio è a pagina 85, quindi a più di un terzo del libro, in cui ne accenna per un altro capoverso e poi non ne parla più di nuovo per un bel po'. Si va avanti e qui succede qualcosa di meraviglioso. Come potete vedere, in questo libro viene ripetuto spasmodicamente questa cosa qui di ripetere una delle frasi dette all'interno del libro e di metterle all'interno di questi paragrafi che occupano un'intera pagina, ok? Come a voler cementare questa frase qui in modo che rimanga impressa. Che in realtà è qualcosa di estremamente comune nei libri motivazionali sulla crescita personale, perché ci sono dei libri, ad esempio su Ho'oponopono, che è una disciplina, mi sembra hawaiana, che si basano proprio sui mantra, no? sulla ripetizione di determinati concetti in modo che rimangano sia impressi nelle persone, ma che possano innescare all'interno della mente umana un riscontro positivo. Quindi non è raro. Ha tre problemi questa cosa qui. Il primo è il contenuto, perché ora vi leggo la prima. È giusto cadere. Cadiamo fin da piccoli, perché puoi cadere sempre nella maniera corretta e non farti troppo male, ma la realtà è che dopo ti tocca rialzarti da terra e puoi imparare a farlo da solo, oppure a mettere da parte tutto e afferrare la mano di chi vorrà aiutarti. Ora, il concetto è giusto. Una cosa che voglio sottolineare sin da subito è che alcuni degli elementi che ci sono all'interno di questo libro io trovo estremamente condivisibili. Ad esempio, questo è un concetto che su cui ho fatto un video, mi sembra verso dicembre, in cui parlavo dell'importanza dell'accettare il fallimento, ok? Viviamo in una società in cui ci viene insegnato che fallire, sbagliare qualcosa è la cosa peggiore che ti possa accadere, ma è molto importante riuscire ad accettare il fatto che ogni tanto falliamo e imparare dai nostri errori. E capisco cosa voglia dire lui qui, vuole ripetere un concetto del genere. Però quello che sembra è che prenda la frase di Batman, no? Perché cadiamo Bruce per imparare a rialzarci, e la renda estremamente più complicata, perché ci vuole aggiungere troppa cosa. Non puoi fare un mantra lungo in questo modo, perché l'impressione che dai è quello di Aldo che cerca di spiegare il proverbio prenderne uno per prenderne 100. Avete presente? Quando si ingarbuia e comincia a dire: allora, ci sono questi 100 che si muovono a stormo, no? Proprio come uno stormo, capito? Cose del genere. Questa è una delle importanze della forma. Quando fai un libro di questo tipo, soprattutto quando vuoi ripetere determinati concetti come dei mantra, è importantissimo che la scelta delle parole sia perfetta, perché le parole devono rimanere impresse nella mente umana. E oltre a scegliere le parole giuste, è importante utilizzare delle esperienze di vita comune, della tua esperienza di vita, per raccontare le cose, perché è il modo migliore per far rimanere impresso qualcosa. È ciò su cui si basa tutta la tradizione popolare. Quando in passato si doveva veicolare una morale o un messaggio alle persone, soprattutto quando le persone magari non erano educate, non erano acculturate per poter apprezzare la filosofia nel puro suo stato di essere, venivano utilizzate queste favole, ad esempio le favole di Fedro o comunque di altri autori, storie che prendevano ad esempio gli animali, gli davano dei connotati umani e servivano perché te ti ricordi la storia, non ti ricordi la morale. La volpe e l'uva, ad esempio, che la volpe che cerca di prendere l'uva non ci riesce, allora la definisce acerba, perché una persona che non riesce a raggiungere i propri obiettivi spesso va a sminuire questi stessi traguardi perché non è riuscita a raggiungerli. Però piuttosto che darti questa morale qui, ti racconta una storiella e ti rimane più impressa. Per questo motivo era importante che il buon Nicola utilizzasse molti elementi dell'esperienza personale per cementare questa cosa qui, cosa che purtroppo non fa. Si va avanti, si leggono un po' di cose. Il secondo problema, tra l'altro, di questa formattazione qui, perché questo è un problema di formattazione, è evidente andando avanti e succede di continuo. Faccio un esempio. Ogni cosa può farci cadere, da
Interruzione. Interruzione in cui viene ripetuta una frase già detta e te devi arrivare in quest'altra pagina per continuare il discorso. Ma tantissime volte succede così. Al punto che a volte c'è un'interruzione che blocca, cioè la parola che va a capo e c'è la vera e propria interruzione. Quindi tu per finire la stessa parola, non la frase, la stessa parola, devi sfogliare due pagine. Ora, puoi farlo, questa cosa qui di inserire le frasi, mantra, perché si fa, ma di solito si fa tra un capitolo e l'altro, quando fai iniziare un capitolo e vuoi far capire che quel concetto su cui si baserà il capitolo, o alla fine di un capitolo a monito di dire ok, questa frase qui riassume tutto quello che è stato detto all'interno del capitolo, quindi ricordati questa frase qui e non sarà necessario ricordarsi l'intero capitolo, ma non puoi metterlo in modo così allucinante, di continuo, e interrompere il discorso per mettere questa frase nel mezzo, perché mi ritrovo io che queste frasi qui non le leggo, perché se te metti questa frase qui che interrompe una frase, è chiaro che io non la leggo, perché io devo finire quello che ho iniziato a leggere, quindi sfoglio, vado in quest'altra pagina, inizio a leggere, e quella frase lì non la leggerò mai, quindi è proprio un errore di impaginazione quella cosa lì. E vorrei sottolineare che è anche facile raggiungere le 180 pagine quando riempi il libro di frasi di questo tipo che sono enormi e occupano un'intera pagina. È anche facile, potrei criticare questa cosa qui, ma non lo farò. Andando avanti succede qualcosa di meraviglioso. Queste due pagine per me sono la cosa più bella che c'è all'interno dell'intero libro. Pagina 16-17. Prima succede qualcosa di stranissimo che sembra più che una scrittura di un libro, un video. Per quanto la mia adolescenza sia stata travagliata, per molti motivi la ricordo sempre con un sorriso sulla faccia. Una specie di ghigno a metà tra, aperte virgolette, asterisco, sospiro, asterisco, ah, virgola, che bello, chiuse virgolette. Il sospiro messo tra asterischi è una scrittura per il web. Non puoi mettere all'interno di un libro questa cosa qui, o comunque ci stona un casino questa cosa qui. Ma non è questo il problema è questo, ok? Ora, in battaglia si dice molti nemici, molto onore. Io qui ti dirò tanti errori, tanti modi di crescere. E questo mantra qui, questa frase qua, verrà ripetuta spasmodicamente all'interno del libro. Il problema è che, Nicola, molti nemici e molto onore non si dice in battaglia, lo diceva Mussolini, ok? Ora, capisco che non gli sia mai stata data la paternalità e che addirittura ci siano persone che dicono e lo diceva Cesare, cosa che non è stata provata, però è una frase che riassume tantissimo la persona di Mussolini. Mussolini è uno di quei personaggi che viene ricordato per le frasi che diceva, tipo vincere, vinceremo, queste cose qui, e molti nemici molto onore, tanti nemici tanto onore, è una delle frasi caratteristiche di Mussolini, quindi magari no, ok? Magari si possono trovare altre frasi che non siano per forza state dette dal Duce, poi magari ti trovi d'accordo con il pensiero del Duce, per carità, però ecco, mi ha fatto abbastanza sorridere questa cosa qui. Tra l'altro è molto bello che dica, che citi il Duce praticamente prima, e poi dice subito dopo, la storia ci insegna a non ripetere gli sbagli, dicono, la realtà è che sono il primo a dire che è una stronzata, mi ha sempre fatto cagare la storia, quindi non solo citi il Duce, ma nello stesso discorso dici che non si deve imparare dalla storia, fammi capire, Nicola. Dai, su, niente apologia del fascismo, per favore, non nei libri destinati ai ragazzini. Che poi è interessante capire a chi cazzo è destinato questo libro, perché sinceramente non lo capisco, perché è chiaro che abbia un pubblico generale in mente, a volte fa riferimento a dei ragazzi dicendo voi non ci siete ancora arrivati, ma vi assicuro che sarà così e vi posso garantire succederà questa cosa, quindi potete sfruttare i miei errori per imparare questa volta. Altre volte fa dei riferimenti che solo una persona molto grande di età può apprezzare, ok? Tipo la vecchia tecnologia o il matrimonio stesso, ad esempio. Si va avanti, arriviamo a pagina 20, che è l'esempio che vi dicevo qui. In questo modo nessun trattino, perché è andato a capo, c'è questa frase che interrompe il tutto, quindi deve arrivare qua, nessuno è indispensabile, ok? Quindi mi spieghi perché mettere queste qui. Basta queste cazzo di frasi, usale in modo decente, non riempirci l'intero cazzo di libro. Devo dire anche che è scritto abbastanza decentemente, c'è qualche errorino, ad esempio, sono fermamente convinto
che per ogni lettera che digito sono fermamente convinto che puoi riuscire a fare tutto se ti impegni al massimo. Questo discorso è un po' strano, perché a parte la ripetizione di sono fermamente convinto, non ha proprio senso. Sono fermamente convinto per ogni lettera che digito, sono fermamente convinto e puoi riuscire a fare tutto se ti impegni al massimo. Cioè, come si collegano queste due cose oltre alla ripetizione, ok? Andiamo avanti, vediamo un ottimo livello di formattazione per far capire come siamo arrivati a 180 pagine. E solo a pagina 32 troviamo la prima storia in cui lui prende una pallonata in faccia e dice vaffanculo un amico, per farvi capire che c'è un tempo per sbagliare, un tempo per scusarsi, un tempo per incansarsi, c'è un tempo per vincere, fratelli, un tempo per vincere, come dicevano, lo chiamavano Trinità, il pastore, no? Scusate ragazzi, sto cercando di rimanere serio, però cioè, io vi assicuro che quando sono arrivato a pagina 30 volevo fermarmi, ok? Perché ha un grosso problema questo libro qui. Ripeto, ci sono dei concetti che io posso trovare condivisibili, ok? Dei concetti che io posso apprezzare e che posso dire che se fossero stati veicolati in un modo migliore avrebbero giovato molto all'interno di questo libro. Però, per come è strutturato il libro, perché è letteralmente una serie di rant, si dice in inglese, è lui che chiacchiera, che borbotta su una serie di argomenti non legati tra di loro, quindi ogni capitolo è come se fosse a sé, in cui dice cose a caso, ripete frasi l'una sull'altra e poi va avanti. E questo intendo quando dico che la forma ha una sua importanza, perché la maggior parte delle volte l'intero discorso viene ripetuto in 4-5 pagine di un capitolo, potrebbe essere riassunto in 4-5 righe senza scherzare, in modo estremamente migliore e più performante, capito? È chiaro che non è uno scrittore, Nicola, è chiaro, però forse una mano qualcuno gliel'avrebbe dovuta dare in questo senso, no? Dopo la pagina 92 arriviamo a pagina 45, tanto si fa presto arrivare alle pagine, almeno vorrei dire che scorre bene, ma non è vero. Io a pagina 30 mi volevo fermare, a pagina 60 ho chiesto alla mia ragazza se avrei potuto fare una recensione leggendo solo un terzo del libro, quindi non scorre bene, ok, nonostante abbia pochissime parole all'interno del libro alla fine. E racconta la sua seconda storia, ovvero che ha dato un fazzoletto a una donna che piangeva in aereo perché stava partendo, perché si separava con i suoi cari e così male. Il concetto che viene detto all'interno di questo episodio è anche interessante, ovvero che lui ha imparato dalla propria tristezza, no? Perché lui ha sofferto quando andava all'università e si separava dai suoi, e nella donna si è specchiato e ha visto la sua sofferenza e quindi sapeva come comportarsi, ok? Ed è molto importante come concetto. Chiaramente viene raccontato di merda, nulla contro Nicola, però viene veramente veicolato un po' a culo. Però il concetto è molto importante, ovvero che nella vita condanniamo continuamente gli episodi, i momenti in cui siamo stati tristi, in cui abbiamo sofferto, ma ci hanno reso persone migliori, se lo vogliamo, perché è la stessa cosa che dico sempre io quando parlo ad esempio del divorzio dei miei genitori. Sono cresciuto in una famiglia disastrata quando ero piccolo, ma ora ho una maggiore sensibilità e empatia, come sto dimostrando mentre distruggo questo libro di un povero uomo che racconta la sua vita e cerca di veicolare un messaggio probabilmente ai suoi spettatori, okay? Ti voglio bene, Nicola, guarda, davvero, non mi guardare così, sinceramente capisco che sei stato mosso da un grande sentimento quando scrivevi, però magari un corso di scrittura, tipo. Quello che ci vedo io all'interno di questo libro, perché poi molte persone si aspettavano che io lo distruggessi, ok? Cosa che non penso che sto facendo. Semplicemente vedo tanta ingenuità. Ad esempio, a un certo punto, a pagina 56, lui parla della filosofia del Bushido, ok? Parla che parlava con un suo amico, barra youtuber, e che questo suo amico gli ha cominciato a parlare di questo Bushido perché aveva letto un libro. Ho comprato un libretto che si chiama Bushido, sta a significare letteralmente la via del guerriero, è il codice morale degli antichi samurai. Lì per lì non capisco e rimango un po' perplesso, ma ascolto il discorso e da prima mi pareva non c'entrasse nulla con il contesto. Ben presto mi sono reso conto che il suo significato ce l'aveva, e come. Un samurai si trovava ogni giorno a dover affrontare grandi battaglie, ma la sua più grande lotta interiore era quella contro la paura di morire. E come si può sconfiggere la paura di morire? A pensarci un bel casino, ma allora hanno trovato il modo per esorcizzare la morte, focalizzandosi sull'importanza di vivere presente. È molto semplificato, lui stesso lo dice, e mi fa ridere come lo dice. Certo, io l'ho fatto più semplice di com'è realmente, d'altronde c'è un intero libretto da leggere.
Nicola, su Bushido, sulla filosofia dei samurai c'è molto più di un libretto da leggere, però è proprio ingenuo, capito? È proprio un modo ingenuo di porre le cose. Ora, io non sono il massimo esperto, tra l'altro, di Bushido, di samurai, ma io non credo che fosse così semplice. Non è che dovevano battere la paura di morire, perché se non avevi la paura di morire, morivi, fondamentalmente. È una cosa, tra l'altro anche in Vagabond viene detto che è importante avere, non la paura della morte, ma avere la concezione di ciò che ti sta succedendo, quindi essere conscio della tua mortalità e accettarla come tale, ok? Che è interessante, però è molto molto ingenuo, come sempre, il porsi dicendo ma c'è un intero libretto sul Bushido. A pagina 62 si arriva a parlare di tecnologia, si arriva a parlare del suo canale Tutto Sbagliato, e fa un discorso abbastanza boomer, mi dispiace Nicola, lo fai, e mi fa morire perché prima dice che siamo succubi dei smartphone e che siamo vittime di questa tecnologia, che dovremmo imparare a vivere senza, almeno in alcuni momenti, che lui è andato a visitare questa città senza maps, quindi chiedendo alle persone del luogo, e ha avuto un'esperienza molto, molto bella, chiaro, condivisibile, ma subito dopo mi linki il video in forma di urla all'interno del libro, dopo aver criticato la tecnologia e gli smartphone. Mi dai un cazzo di urlo per vedere un video? Su cosa lo guardo? Su una tavoletta di cera questo video? A pagina 69, perché è un bellissimo numero, parla dei suoi hobby, dando un enorme spazio alla scrittura, ma vedete non c'è, cioè in realtà ne parla leggermente prima, però va bene. Altri piccoli elementi. A pagina 76 c'è un pezzo orribile, ovvero lui dice sì, l'importanza dei dettagli. A pagina 76 dice che lui ha visto praticamente Lie to Me, e dopo aver visto Lie to Me si è informato sullo studio dello psicologo Paul Elkman, e grazie a questa cosa qui ha capito, quando un suo amico gli parlava e gli raccontava della sua bella vita, dai gesti inconsci che faceva, tipo che guardava da un lato invece da un altro, ha capito che gli diceva stronzate. Certo Nicola, è successo sicuramente questa cosa qui, perché sicuramente dopo aver visto Lie to Me e esserti documentato, tu quando parli con una persona ora fai caso a tutti gli automatismi psicologici che fa il tuo corpo. D'altronde è successo anche a me, dopo aver visto il dottor House, ero in sala d'aspetto dal dottore, ho visto uno che si grattava in piede e ho capito che aveva un'insufficienza epatica, perché l'insufficienza epatica può causare prurito al piede. Io l'ho detto ed è stato salvato fortunatamente, perché aveva un cancro con metastasi al fegato. Ecco, siamo degli eroi, siamo dei geni che fanno loro le competenze che persone magari studiano per anni, ma noi ci basta guardare una serie TV, quindi un po' troppo cattivo, però porca puttana, sembra di vedere le persone che ho visto Game of Thrones e ora sono un mastro spadaccino, ho visto Dr. House e ora so tutto sulle malattie immunodeficienti. Sì, deficienti è la parola giusta che utilizzerei. Come ho detto, dobbiamo arrivare a pagina 85, pagine estremamente piene di contenuti, per parlare nuovamente del divorzio, e poi arriviamo finalmente a pagina 112, in cui viene raccontato il primo vero aneddoto della vita di Nicola, entrando nel dettaglio, che racconta degli amici, dell'importanza che sono gli amici e del fatto che non puoi non avere amici perché hai magari paura di prendere un'inculata. E lui racconta questo aneddoto di quando lui è andato all'università e è andato a Milano con un suo amico, con questo cercava lavoro e lui andava all'università, e ha affrontato questo viaggio, questa sfida insieme, fino a che il suo amico letteralmente non è tornato a casa, perché probabilmente non ha trovato lavoro lì e altro, e ci ha messo anni a perdonarlo lui, a quanto pare, perché a quanto pare doveva rimanere lì disoccupato, non lo so, non entra molto nel dettaglio, però io posso capire ci rimani male perché è un percorso che inizi insieme o altro, ma sinceramente tutto quest'assio nei confronti di un tuo amico che è arrivato lì cercando lavoro e che poi torna a casa perché evidentemente non ce l'ha fatta, lo trovo abbastanza discutibile o altro. Potremmo andare avanti, potremmo fare questi discorsi un sacco di altre volte, potrei essere estremamente ridondante, ok, se vogliamo. Il problema è che
Non ho intenzione di farlo. Sinceramente, il più grosso problema che ha questo libro è che, nonostante sia scritto grande, nonostante sia pieno di interruzioni enormi che occupano l'intera pagina, quindi realisticamente parlando, quante pagine saranno? 100 di testo alla fine? Non ti invoglia una sega a leggerlo, ok? Magari sono io che sono estremamente critico, magari sono io che sono un po' rompiballe, lo posso accettare, lo posso benissimo accettare questa cosa qui, però credo che questo sia il problema maggiore, sinceramente, alla fine. Il problema maggiore è che, a causa della forma, quindi nell'essere ridondante nei discorsi, nella formattazione delle pagine, nella ripetizione di frasi che non ti rimangono impresse, e a causa del contenuto, ovvero la mancanza di esperienze personali che possano essere, che possono dare una pio al lettore, perché io non ti conosco, Nicola, ok? Io non ho mai seguito quello sul server, non perché abbia niente nei confronti di quello sul server, non ho mai seguito neanche Tutto Sbagliato. Sinceramente, sono abbastanza scevro da qualsiasi pregiudizio per il server nei vostri confronti. E una cosa che gioca, penso, a mio favore, così come era stato con Mangaka 96, che io non avevo idea di chi fosse, così come è stato con Caverna di Platone, che io più o meno non avevo idea di chi fosse, quindi non è che c'è l'idolatria da parte mia o l'odio perché sono un hater, quindi sono scevro da queste cose qui. Quello che posso dire è, io non conoscendo Nicola, quando lui inizia il libro dicendo questo è il giorno in cui mi sono tolto la fede, all'improvviso un trasporto nei suoi confronti, perché se io avessi vissuto il divorzio potrei rispecchiarmi nelle parole di Nicola, se non ho vissuto il divorzio potrei avere finalmente la visione di una persona che l'ha vissuto e che quindi potrei imparare qualcosa di nuovo. In entrambi dei casi è una situazione vincente, it's a win-win situation, come si dice in inglese. Però il problema è che se te poi non mi racconti elementi della tua vita quotidiana, se quello che fai è prendere capitoli che magari possono anche essere interessanti, quindi gli alti e i bassi, farla finita, e il viaggio, i dettagli, gli hobby, tutte queste cose qui, io quando leggo questo libro qui, se tu fossi uno psicologo capirei perché non mi racconti la tua vita, dico ma perché mi dice che devo avere questa attitudine di mentale qui, è uno psicologo, ok, ha fatto degli studi, so che può aiutarmi. Te sei una persona comune, lo ripeti in modo spasmodico, che sei una persona comune, ok? Quindi perché io devo ascoltarti? Perché devo dare importanza a un discorso che stai facendo? Che magari può essere vero, magari può essere apprezzabile, ok? Come discorso, ad esempio, sull'importanza di accettare i propri fallimenti e imparare da essi, ok? Ma se te non mi dai un contesto in cui mi fai vedere in che modo tu hai fatto questa cosa qui, non ho alcun interesse, non do alcun valore alla tua parola. Vi faccio un esempio concreto, ok? In Breaking Bad, uno dei personaggi a un certo punto va a fare una specie di riabilitazione per i tossicodipendenti, ok? Dopo un po' che c'è questo istruttore, questa persona che parla loro, che gli dice che non devono odiarsi, devono perdonarsi, che odiarsi per gli errori che hanno commessi durante la dipendenza non aiuta nessuno, che ci vuole la giusta attitudine mentale e tutto, alla fine il protagonista veicola un messaggio che tutti hanno pensato, ovvero ma te che ne sai? Ma te che mi dici me di non odiarmi per ciò che ho fatto, per gli errori che ho fatto, per le persone che ho fatto soffrire, no? Che ne sai? Cioè hai vissuto sulla tua pelle questa cosa qui, è facile per te dire non ti devi odiare, ma non lo sai quanto è difficile non odiarsi. E l'istruttore racconta un episodio della sua vita, che non vi andrò a spoilerare, in cui lui ha fatto soffrire le persone perché era dipendente dall'alcol e dalla droga, e improvvisamente le parole di quella persona acquisiscono un valore immenso, perché lui ti ha dimostrato che tutti i messaggi che ti ha veicolato, tutti gli insegnamenti che ti dà, derivano dall'esperienza personale. Lui ti dice, non ti devi odiare perché io ci sono passato, io mi sono odiato, io l'ho superata e oggi sono qui che ne parlo a te con un sorriso. Lo stesso è quello che doveva fare Nicola. Ora, sì, ogni tanto parla della sua vita, ma non posso aspettare su un libro di 180 pagine, 112 pagine prima che tu entri nel dettaglio sulla tua vita. E questo è uno dei problemi di forma e di contenuto all'interno di questo libro. Quindi vi consiglio di leggerlo. In generale, qualsiasi cosa può essere letta e da qualsiasi cosa si può imparare, ok? Per me non è stata un'esperienza positiva,
per me è stato veramente difficile leggere questo libro, molto più di altre opere scritte immensamente peggio, proprio perché è estremamente ridondante in alcuni momenti, sembra quasi inutile quello che viene detto, però questo non vuol dire che sia lo stesso per tutti, ok? Alcuni può piacere questo libro, alcuni può aiutarli a ottenere una visione diversa, e in generale, ripeto sempre, prima di criticare un'opera andrebbe sempre letta di persona, deve sempre apprezzata di persona o disprezzata di persona e farvi una vostra idea, perché è l'unico modo per essere il più oggettivi possibile. Mi spiace Nicola se non ho idolatrato questo tuo libro. È bella la copertina, questo te lo posso dire. Mi ha fatto morire la gente che quando avevo messo lo screen che l'avevo comprato ci avevo messo 420 euro per scherzare. La gente, ma dove l'hai pagato così tanto? Ma sei matto? Guarda, su Amazon viene meno. Grazie per aver visto questo video, ci vediamo presto in un prossimo. In descrizione trovate tutti i link ai social se volete rimanere in contatto con me, compresi gruppi e canali Telegram, canale Twitch dove vado in live, un sacco di altre cose. Dateci un'occhiata e nei commenti fatemi sapere se l'avete letto, cosa ne pensate di questo video e in generale altri titoli che secondo voi potrebbero meritare una recensione o un'opinione sul mio canale. Buona buona.